L'indipendenza emotiva è la consapevolezza che le nostre emozioni non dipendono dal comportamento degli altri né dalle situazioni che viviamo, ma sempre e soltanto da noi. Infatti, un'emozione non è altro che una reazione valutativa ad un evento. Ciò significa che noi valutiamo se un evento è positivo o negativo per noi, e la nostra emozione non è che la conseguenza di questo nostro giudizio. Permettimi di dimostrartelo. Prendiamo ad esempio la tua auto e pensa che ci sia qualcuno che venga a romperne i vetri con una mazza. Sicuramente la tua prima reazione sarà di rabbia nei suoi confronti, ma cosa cambierebbe se ti accorgessi che l'auto in realtà non è la tua, ma è quella di uno sconosciuto? Probabilmente ti arrabbieresti molto meno. E cosa accadrebbe se questa persona firmasse un contratto in cui per ogni vetro rotto ti devi rimborsare 100.000 euro? Probabilmente non ti arrabbieresti affatto, o quasi, e questo dipende semplicemente dalla tua valutazione. Prima era un qualcosa di dannoso, adesso stai ottenendo un vantaggio. Altro esempio, aspetti il tuo partner per un appuntamento, ma è pesantemente in ritardo. Se hai paura che ti tradisca, probabilmente la tua prima reazione sarà di rabbia nei suoi confronti. Poi magari subentra la delusione per come si comporta e anche la tristezza per quelle che saranno le conseguenze sulla vostra relazione. In realtà questa persona era in ritardo perché aveva accompagnato la madre o un amico dal dottore. La rabbia, la tristezza, la delusione che stavi provando ovviamente svaniscono. Ma quello che ci interessa capire è che queste emozioni non sono nate per quello che stava accadendo, visto che te lo sei solo immaginato, ma per quello che tu stavi pensando. Era il pensiero del tradimento a originare la rabbia e la delusione, non il tradimento in sé, visto che poi in questo caso non c'era neanche. Voglio farti adesso un esempio che non lascia spazio a interpretazioni. Parliamo della morte. Noi siamo abituati ad accostare alla morte la sofferenza, il dolore, la tristezza, e siamo convinti che sia la morte in sé ad avere questo tipo di emozioni. In realtà siamo noi a crearle, e ti basta pensare che ci sono culture che associano alla morte sensazioni completamente opposte, quali la speranza, quali la gioia e quali la felicità. Mentre loro pensano al miglioramento, alla vita nell'aldilà e credono che le cose migliorino con la morte, noi pensiamo alla mancanza, a quello che non c'è più, alla tristezza per essere soli. Ecco da dove nascono le emozioni negative che siamo abituati ad associare alla morte, dai nostri pensieri di tristezza legati a questo evento. È la nostra cultura e l'educazione che decidono quali emozioni provare e quando. Ecco perché alcune culture rispondono alla morte con gioia e felicità, mentre altre, come la nostra, con dolore e sofferenza. Ma queste emozioni non sono mai nell'evento, ma nel nostro modo di interpretarlo. Anche le paure più viscerali, quelle legate, ci dicono, alla formazione della nostra mente, a come i nostri antenati sono sopravvissuti, in realtà non sono istintive e incontrollabili, ma sono anch'esse figlie del nostro modo di pensare. Immagina un leone nella savana. Ok, questo non farebbe paura a nessuno, ci vuole qualcosa di più serio. Ecco, ora ci siamo. Dicevo, immagina questo leone. Probabilmente credi che il leone in sé faccia paura. In realtà non è il leone a farti paura, ma la tua idea del fatto che il leone sia un pericolo. Un esperto di leoni reagirebbe in maniera spaventata solo di fronte a un leone affamato, perché saprebbe riconoscere quando un leone è pericoloso e quando non lo è. La differenza non è nella nostra mente nel fatto che ci sia una paura ancestrale legata al leone, ma nel fatto che io penso, perché l'ho imparato nel tempo, che il leone sia pericoloso. Ultimo esempio. Un tuo amico ti incontra per strada e ti dice, tutto preoccupato, che la tua casa va a fuoco. Per prima cosa, paura e ansia ti spingono a correre per vedere cosa succede. Poi incontri i pompieri subito dietro l'angolo di casa tua. La paura cresce e quando arrivi di fronte alla casa, vedi che non è successo niente. Poiché era uno scherzo, è evidente che la tua ansia e la tua paura non dipendevano da quello che accadeva, ma solo da quello che tu stavi pensando. In conclusione, le tue emozioni non dipendono da ciò che accade, ma da come tu pensi a quello che accade e dal significato che gli attribuisci. Ora sai che le tue emozioni dipendono dai tuoi pensieri, sei tu che le crei e sei tu che puoi controllarle. Ma come la mettiamo con quei pensieri che spuntano, per così dire, all'improvviso e che sembrano fuori controllo? Essi dipendono da quello che tu credi vero. Questo infatti definisce quelli che saranno i tuoi pensieri, soprattutto quelli inconsapevoli che, per così dire, nascono spontanei.
essi si muoveranno sempre all'interno di questo confine. Per controllare questi pensieri, devi arrivare al cuore delle tue convinzioni. In pratica, devi allargare la cornice. Per farlo, ti servono nuovi punti di vista, nuove prospettive, come ad esempio quelle che hai conosciuto vedendo questo video. È così che i vecchi pensieri negativi scompariranno e lasceranno il posto a quelli legati alle tue nuove convinzioni. In sostanza, capire l'indipendenza emotiva significa semplicemente renderti conto che quello che credi determina quello che pensi e quello che pensi determina quello che provi.